le mie stesse borse, ma quando ho fatto la curva, minchia quanto piega, cioè quasi ha grattato le borse. Hanno tutti le SV Moteche, ma anche io piego così tanto? No. Grazie. No. Beh, io ho provato ad andare in palestra, che sono 2 chilometri, coi pantaloncini e la canotta. Non andrebbe fatto, ma per 2 chilometri me la sono sempre rischiata. E quando ti fermi o che comunque vai piano, il caldo che viene su si sente. Soprattutto col Duke. Sì, no, forse mi ricordo quando avevo comprato quei pantaloni estivi della Like. E mi ricordo che mi buttava su un sacco di caldo e cioè, quasi mi scottavano le gambe. Vedi, tipo qua c'è un pozzo sacro, che sarà uno di quei monumenti sacri che facevano dove ci sono le sorgenti. Un pozzo sacro? Sì, della civiltà nuragica. Ma perché non nuragico? E perché la civiltà si chiamava... Orco, un sasso in curva. Eccolo preso. Perché la civiltà si chiamava nuragica, cioè l'hanno chiamata così, immagino. Qua l'asfalto è un po' peggiorato, eh. Sì, un pochino sì. Mi sa che è bello fare il matrimonio sulla spiaggia. A piedi nudi. Quale spiaggia? Non so, una bella spiaggia. Ah, le mie stesse borse, ma quando ho fatto la curva... Minchia, quanto piega! Cioè, quasi ha grattato le borse. Hanno tutti le SV Moteche, ma anche io piego così tanto? No. Grazie. No. Magari se provo a stargli dietro... Comunque non le ho sentite arrivare. Ma è vero, erano silenziose. No, comunque non ci provo neanche più a stare dietro, perché tanto non è il mio passo quello. Questo l'ho sentito però. Tutti con le stesse borse. Comunque non lo so, cioè nel senso, un po' magari non sono così bravo. E un po' a piegare così tanto, se c'è giù una qualunque roba in curva, ti raccolgono col cucchiaio, eh. Ma sì, ma non c'è bisogno di piegare così tanto, cioè, sei mica in pista. Ma infatti, cioè sicuramente si divertono di più magari, magari, eh. Anche perché poi magari, cioè devi essere comunque, vedi, arrivi su una curva del genere, magari non sei pronto. Magari c'è un po' di sporco. Poi un conto l'SS125 che puoi spingere, puoi provarci, ma tipo qua non lo farei. Mamma che fun! Proprio vento caldo, caldo, caldo. Ah, a cazzo! Che male! Ecco, mi stai più piegata in avanti la GoPro. C'è un problema. No, non dirmelo. Mi dici di tornare indietro? Come? Per quello ti avevo detto, aspetta che sto guardando il navigatore. E fermati quando che c'è l'ombra. Ma aspetta, però facciamo... guarda. E non posso venire lì. E puoi metterla sul cavalletto?
Sì, ma perché sono in mezzo a strada. Vai un po' più avanti. Ma figa pedanda. Moments later. Bene Fans, abbiamo sbagliato strada, cioè o meglio, a un certo punto dovevamo uscire a una provinciale di cui non ho neanche visto lo svincolo sinceramente, e avremmo dovuto fare due provinciali, però vedendo come sono messe le provinciali forse è andata meglio così averlo saltato. Quindi adesso ho ricalcolato l'itinerario e passiamo per delle statali. Ok, usciamo da Nuoro e questa dovrebbe essere la statale vecchia. 34 piacevolissimi gradi. Bello. E oggi si sentono perché c'è su proprio il vento caldo. Sì. Occhio che è sporchissima sta curva. Sta in mezzo. Come inizio niente di promettente. No. Ma lì se arrivo forte decollo secondo te? Porca puttana. Frena perché fa la curva. Sì. Ma questo è fermo? Questo è fermo poco prima di una curva. Niente, si fumava una siga. Comunque ferma perché era una donna. Allora, strada per ora, paesaggio. Qua se per sbaglio butti il mozzicone dalla macchina prende fuoco e non si spegne più. Cioè, qua è proprio tutto secco. Sì, sì, a parte qualche albero. Sì, a parte gli alberi alti che hanno le radici magari che vanno molto in profondità e riescono a prendere un po' d'acqua dal terreno, ma l'erba e gli arbusti sono completamente secchi. Speriamo che sul correboi faccia fresco. Beh, dai, è un po' in alto, quindi può essere. Ma anche qua non penso siamo tanto in basso, eh. Luna, come sembra? Ma in alcuni punti è bella, però vedi, poi è sporca. L'asfalto non è il massimo. Non è bellissimo, cioè in alcuni punti l'asfalto non è bellissimo. Sì, alcune curve sono notevoli. Sì. Madonna, sono zone isolate. Sì, veramente. Secondo me, essendo la vecchia statale, avendo fatto quella nuova, queste qua l'hanno abbandonata un po' il suo destino. Molto probabile. Sì. Allora, qua un po' meglio, perché l'asfalto si è un po' granulato, ecco, sabbia. Ecco, no. Qua manca proprio l'aria. Qua manca proprio l'aria, sì. Qua mi sembra quel giorno in Svizzera. Mamma mia. Flashback. Bene Fans, siamo arrivati finalmente al bivio Luco Magno San Gottardo. Noi saliamo dal Luco Magno e scenderemo, presumo, dal San Gottardo. Giuro, qua in questa parte di Svizzera fa un caldo indegno. Ci sono 36,6 gradi, ma siamo arrivati in dei punti con dei picchi di 37. Ovviamente il limite era tutto 50-60, quindi neanche dire che prendi un po' d'aria fresca. Veramente l'asfissia, la morte. E sonno. End of flashback. Però si può andare.
Ti aspetto? No. Non ti aspetto, vado, ci vediamo a casa. No. Cioè, boh, ti aspetto, no. No, ma ti vedo. No, lo so, ho capito, però dai, ma faccio andare avanti anche un po' te, così ti riprendo pure io. Qua è diventata divertente, anche se bisogna stare attenti perché spesso c'è giù lo sporco un po' esterno, ma ogni tanto è anche interno. Luna Colombo si butta dal pedalò. 3, 2, 1, via! Beh, almeno ti sei bagnato i capelli stavolta. Attaccati, attaccati!